Va bene, tre. Sono Dino Defender. Non ho mai creduto ai fantasmi, finché un mio amico non mi ha detto di aver visto un video su YouTube. Da allora sono ossessionato dall'idea di scoprire cosa c'è oltre la morte. Insieme ai miei collaboratori demonologi, oggi vi porteremo alla scoperta di un luogo misterioso ed inquietante. Queste mura trasudano di morte. Un vecchio laboratorio farmaceutico abbandonato può contenere gli spiriti degli animali che venivano brutalizzati? La morte, che fa parte della vita. In questa puntata sfideremo la sorte. Oh. Attenzione! Ha fatto un figlio di sentito. C'è qualcuno qui? Un suono. E qualcosa si risveglierà. Qua dentro cadrà un merdaio. Qua sotto. Ma quello che diavolo è? Questo e molto altro con i Ghost Fuckers. Facciamo breccia dal muro a sud della struttura, con l'eleganza che solo un demonologo può sfoggiare. Completamente ignari di quello che troveremo davanti a noi. Ed un caldo benvenuto ci gela il sangue. Queste mura trasudano di morte. Quelle che avete visto sono le celle dove tenevano gli animali di grossa taglia, probabilmente cani o cammelli. Decidiamo di sfruttarle per preparare la nostra attrezzatura. Ah, il posto è enorme, ma anche quello lì fa parte del complesso, sì. La torre sarà scalabile, però non mi fido. E dopo aver svuotato le membra, siamo pronti all'azione. Il silenzio ci avvolge. Oltre alla telecamera principale, io sarò dotato di una GoPro cucita sul mio scalpo nudo. Questo per dare a voi la massima testimonianza. Treno. Cazzo, accendi la luce, non c'è niente. Oh. Incredibile. Allora, da quello che so, che con questo elegantissimo elmetto da esploratore potrete farvi due risate, questo è il primo piano con il reparto termico. Quindi si prosegue di là per il reparto termico, poi per la zona esperimenti. Questa qui era una vecchia casa farmaceutica dove testavano vaccini ed altre cose. Siamo a la patria del Covid, quindi metteremo le mascherine. Vabbè, ora, le mascherine le si mette per una roba di sicurezza per quanto riguarda muffe. Nel spegni caso la amianto. Torcia, che sennò la gente vede che siamo amianto, qui. Non abbiamo permessi. Sto facendo questo video proprio perché non abbiamo. Ci sono le tortore, hai sentito? Ah, Daxin, occhio che dietro di te c'hai un bocchettone della corrente pericolante. Il pericolo è dietro l'angolo. Io guardare la video... Daxin, no! Abbandonata dal 2011, questa struttura nasconde pericoli ed insidi ovunque. Non vi mentirò, questo tipo di lavoro richiede delle calze antiscivolo e tanto coraggio. Cioè, devi capire che cazzo sono gli sembra tipo uno strumento di tortura, guarda. Gas Tenov. Io me ne vado. Ed ecco il primo segno del passato. È dal 2009 che hanno abolito la sperimentazione sugli animali, ma non si praticava in realtà già dagli anni 80. Ma in alcuni posti come questo si è continuato fino all'ultimo con il make-up ai maiali, con rossetto e fondotinta. Oh, wow. La natura dunque si è ripresa ciò che è suo in poco tempo, lasciando come un monito a coloro che verranno. In dotazione abbiamo delle torce a 3000 lumen, attrezzature potenti che se puntate per pochi secondi su di un essere umano potrebbero avere un riscontro fatale. Se vuoi puoi accendere l'IR. La nostra telecamera è dotata di IR, ossia la visione notturna ad infrarossi. Questo per cogliere la luce anche dove non c'è, anche se c'è o non c'è. Un boiler. Non ci sono rattini, non c'è topi, non c'è niente. Beh, giustamente li scuoiavano qui. Come si può notare, fa freddo. No, come si può notare, fa freddo. Guarda.
Qui la temperatura rimane fredda. Decidiamo di misurare la temperatura con il rilevatore EMP, ma un suono attira la nostra attenzione. Ah, sì. Dobbiamo far vedere l'attrezzatura. Non siamo soli? Mi sento parlare ogni tanto. A me si è accesa la torcia da sola. Perfetto. Oggi ci siamo, cioè, sono i segni. Allora, non si accende, ragazzi. Si accende fino adesso. Ecco, facciamo vedere. Vabbè, le torce, poi c'è pure la brandoliera da pirla. Abbiamo un pratico rilevatore di campi elettromagnetici, quello di Monolius, che in realtà ha pure una torcia qua dietro, ma non ho capito come si accende. E con questo qua rileveremo il campo magnetico. Adesso lo schermo non è retroilluminato, quindi... Qua c'è, per ora è zero perché devo settarlo. Aspetta, non si vede un cazzo. Un po' meno. Quanto siamo di temperatura? 23 gradi. 23 gradi. Com'è possibile che... guarda. Non si spiega. È paranormale. Comunque io non starei qui perché dal soffitto non è che mi sembra un posto respirabile, quindi se ti puoi dare una mossa... ecco, subito che scappa, guarda. Il freddo è il segno della presenza di qualcosa di un'altra dimensione, è risaputo. Non siamo ancora nella parte interna, siamo... perché si suddivide in tre piani. Piano terra, dove c'erano appunto il reparto termico e il reparto, che cazzo ne so, caldaia, quello che è, poi il reparto scienziati. Sotterranei, dove io ho paura. Se tu gli fai vedere, qua c'è la torre gigante che non sappiamo a che cazzo serva. C'è una gigantesca torre. C'è una gigantesca torre. Non conosciamo lo scopo di quella che sembrerebbe una grossa ciminiera e di certo non abbiamo tempo di informarci su internet, ma siamo abbastanza sicuri che da lì uscivano o dei vapori oppure delle ceneri. Sta calando la temperatura. Cosa potrebbe andare sto? Ci sarà un boss finale, sicuramente c'è il Tyrant di Resident Evil. Volevo far notare questo meraviglioso dettaglio. Pericolo di infiammabilità. Comunque sta telecamera non fa un cazzo, però non importa. La torre. Prepara. Ah, ma è così che si. È così che sono fatto con la cosa in testa. Sì. Beh, dai, non è male. No. Adesso ci mettiamo la mascherina, che è. Cosa? Il display frontale. Ottimo. No, ma quando adesso spegne. Allora, sostanzialmente, adesso stiamo facendo quelle che possiamo definire la ricognizione. Successivamente partiremo con quella che è l'esorcizzazione del demone. E ciò che si nasconde all'interno di questa struttura. Che mi sa che abbiamo trovato questa. Dax, la devi vedere, mi sa che gli devi mettere l'IR perché qua un intricato complesso di tubi e alloggi ora sono la dimora di ragni e scarafaggi. C'è un sotto. Dobbiamo andare sotto, ragazzi. Qua dentro cadrà un merdaio. Non vedo un cazzo con le mascherine. Ecco, questo sarebbe molto pericoloso non vederlo. Scimpanzé e maranza hanno fatto di questi muri la loro tela, ma noi vogliamo spingerci là, dove nessuno scapestrato di strada è mai andato. Qualcosa attira la nostra attenzione. Ho trovato un passaggio. Tra le scale. E ho trovato anche un segno paranormale. Guardate. Queste sono classiche lasciti plasmatici di passaggi di demoni, come potete vedere. Il Befometto e il suo membro principale. Dove porterà questa... Non lo so, ma vado giù. Decido dunque di rischiare la mia stessa vita per il bene della scienza paranormale. Si vede un po'. Allora vado giù con la telecamera. Tu fammi luce con questo. Ok. Sulle scale dietro di me. Come sulle scale? Come? Ma allora? Mi sta ammazzando per le... No, vado su. Allora. Allora, ma fini tu questa? Io sto lasciando registrare comunque. Sì, vai tutto. Queste scene un po'... Inizia. Oh, è stabile, sì. Un po' arrugginita però. Claudio. Sarà del liquame sotto, no? Liquame. Non vedo un cazzo, passami la telecamera. È la torcia. No, la telecamera, Andrea. Dov'è? Non puntai la. Non era quello? Che cazzo c'è qua dentro, ragazzi? Non si vede nulla.
invito a non imitare queste pericolose azioni in casa, a meno che siate dotati di una scala che conduce ad un buco esattamente come questa. Ti servirebbe una luce. Passami la mia. Se la mollo ho paura di romperla. La mollo? Vai, vai. Non vedo un cazzo, non vedo dove la c'è. Wow. Porco due, ragazzi. C'è l'inferno qua sotto. È bellissimo. Io scenderei, fossi in voi, eh. Arrivo subito. Non so dove sto andando. Non ho la minima idea di cosa troveremo. Ma lo faremo. C'è un cazzo. Luoghi come questi sono posti ottimali per l'accoppiamento e la riproduzione degli spiriti. Il maschio spiritico rilascia secrezioni sulla parete della caverna, attirando così la femmina della specie, pronta per l'accoppiamento. Ehi là? Credo che percorra tutto il piano di sotto. Queste sono le tubazioni del posto. Secondo me qua potrebbe esserci qualcosa di effettivamente demoniaco. Vedremo. Aggiungiamo dunque questo posto alla nostra lista quando di notte faremo la caccia ai fantasmi. È quello che penso essere. Amianto? No. Allora ragazzi, io farei così, mi è preso un infarto. Guardate che cazzo ho registrato e ditemi se vale la pena scendere. Riemergo dall'oscurità, incredulo e scioccato. Allora, cos'è che c'è? Descrivicelo. Ci sono dei tunnel. Sta andando? Ci sono dei tunnel che percorrono tutta la struttura. Il problema è che c'è un tubo con dell'amianto, almeno sembrerebbe. Però vabbè, c'è la mascherina, sti cazzi. Vabbè. Le ultime parole famose. Ma è un tubo solo. Poi il resto è tutto scoperto. Proviamo a vedere cosa c'è di qua, così intanto prendo fiato. Sta facendo buio nel mente. Il 90% del lavoro di un demonologo si basa sull'attesa, la paziente arte del passare il tempo. Imparare a stare bene con se stessi è una delle prime necessità che insegnano in accademia. Consigliamo dunque attività che possano rilassare il proprio spirito, come ad esempio la masturbazione. Reduce ancora dallo shock, decido di mandare l'elemento più sacrificabile in avanscoperta. Sì, vediamo cosa c'è su. Fai andare prima Dax, va. Ci troviamo nel piano mezzano dell'ala termica. Lamiere rotte e muri fatiscenti acuiscono i nostri sensi di ragno. Ma l'occhio attento di un demonologo fa ciò che può per sentirsi a casa ovunque vada. Guarda, come nei videogiochi le parti gialle sono quelle scalabili. Vedi, quando qui si può fare tutto un parkour particolare. Ma qui si può vedere la ferrovia e le case a fianco. I buchi che vedete non sono perché è crollato, ma perché c'erano delle taniche qua, ragazzi. Mento sfacciatamente per rassicurare la mia troupe. Passate sulla trave principale, dove sto passando io c'è una trave sotto di noi. Se passate su quella non succede un cazzo. Caderono male. Ho sempre paura di sbattere la testa io. Dio santissimo. Posto? E dalla fine di questa trappola mortale, qualcosa di anche peggiore ci aspetta. No, ragazzi. Dax, prendi la telecamera. Ci siamo. Altro chiaro segno. La domanda principale dunque è questa. È questa la porta dell'inferno? Non potevamo sapere cosa avremmo trovato oltre quella soglia. Potessi, non tornerei indietro. Consiglio ai più sensibili di piangere tutte le vostre lacrime ora, perché quello che state per vedere è completamente nella norma, ma voi non riuscireste a reggerlo. Solo un demonologo certificato possiede i peli nello stomaco per affrontare certe scene, ed inoltre tra queste mura avremo il primo vero contatto con qualcosa di paranormale. Dunque siete stati avvisati. Puoi andare prima tu, Dax, prego. Faccio luce, eh. Smile. Chiamo anch'io. Permesso? Temperatura è stabile. Andrea, dai uno con una controllatina agli EMP se c'è qualche roba. No, allora. Come si percepisce dai toni, eravamo terrorizzati. Quello che state vedendo è il laboratorio, quindi siamo passati dalla zona, diciamo, termica con le centrali dove tenevano i silos e facevano chissà che cosa ai bambini, alla parte dove osservavano a ciò che... Eh? Bambini. No, non dovevo dirlo, scusate. Alla parte dove osservavano ciò che i loro esperimenti avevano creato.
sostanzialmente. Tutto per un ritorno economico, come si può vedere. Buon cielo. E tu che fai sto suono, sì? La pioggia, tra l'altro, mi fa venire male per... Ah, qui qualcuno ci dormiva. Chi cazzo è che ci dormiva qui? Sono fuori di testa. Oh! Attenzione! Qui, ha fatto un tiro, avete sentito? Sì, ho sentito. Questo è zero, però. Aspetta. Un campo medico non sparisce così. Così. C'è qualcuno qui? Un suono. Potrebbe essere la pioggia, oppure qualcosa di paranormale. Venite con me. Rivediamo insieme ciò che basterebbe riascoltare, ma facciamolo senza audio. Il rilevatore tra le mani di Double A rileva gli impulsi elettromagnetici presenti e poco dopo aver rilevato un picco di attività decido di domandare se tra noi c'è qualcuno di intangibile. Il tempismo con la quale otteniamo una risposta ci fa accaponare la pelle. C'è qualcuno qui? Aggiungiamo dunque il laboratorio alla lista dei posti per la caccia dei fantasmi. Nel mentre che si fa buio, cerchiamo di ragionare su ciò che è appena accaduto, distratti dalla distruzione che questo luogo si è lasciato alle spalle. Tavoli di vivisezione e tavoli ricreativi per giocare a Jenga ci estraneano dal tempo, ed anche se è passata solo un'ora dal nostro ingresso al complesso farmaceutico, ci sembra di essere rinchiusi lì, da giorni. Cerchiamo di raccapezzolarci e di pensare in modo oggettivo a ciò che è successo. L'EMP potrebbe essere stato attivato da un impulso proveniente dalla torcia di Double A, ma niente spiega il suono di risposta che abbiamo sentito prima. In quel momento, presi dal puro terrore lovecraftiano, non ci siamo resi conto che il rilevatore di EMP suona per una seconda volta, troppo distante stavolta dalla torcia per essere stato attivato da essa. La cosa si fa interessante. Nella prossima puntata continueremo l'esplorazione del complesso e per la prima volta le telecamere della nostra redazione filmeranno un fantasma. Ah, la mia schiena! Oscuri presagi attendono nel buio. Rischieremo ancora la vita. No, occhio, qui no, questo è legno, via. Gabbie di dimensioni gargantuesche e sentiremo la voce dell'inferno. Pestre, vedete? L'uccello, la morte. Qui pensate... Ti prego, no! Questo e molto altro con i Ghost Fuckers.